Buon pomeriggio a tutti, siamo qui a Lanco Marzio per la nostra intervista settimanale. Riprendiamo con la categoria allievi d'eccellenza classe 1999 con due dei ragazzi di Mister Ranese, Mirko Russo e Simone Morra. Buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio. Io partirei subito da questa vittoria contro il Savio, un 1-0 firmato proprio Mirko Russo che è qui con noi e che naturalmente ci può raccontare come è arrivato questo successo comunque molto importante, perché ha dimostrato come l'Ossia Mare fino all'ultimo darà battaglia, anche se naturalmente è difficile la strada che porta ai playoff. Sì, diciamo che la partita sin dall'inizio era molto difficile, sui contrasti e tutto. Noi l'abbiamo sfruttato al meglio perché ci abbiamo creduto subito sin dall'inizio e abbiamo sfruttato una palla di Lazzari e subito ho fatto gol. Raccontaci un po' di questa partita, proprio parlando del discorso che abbiamo introdotto, cioè l'Ossia Mare sta dimostrando, al di là del appunto di questa difficoltà sempre maggiore a entrare nelle fasi finali, che c'è. Sì, tutti ci danno sconfitti, sento anche le interviste degli altri mister, l'Ossia Mare diciamo che non c'è per loro, invece noi ci crediamo fino all'ultimo e speriamo nella qualificazione. Simone, allora abbiamo parlato di questa vittoria col Savio, con te voglio parlare anche di questa stagione importante anche a livello personale, 11 reti, due triplette e belle prestazioni con l'Ossia Mare e anche in rappresentativa, dove sei una presenza fissa. Sì, sicuramente è stata, cioè, ancora una stagione positiva per me, molte soddisfazioni partendo dalla squadra, l'esordio in prima squadra, la rappresentativa, è stata una grande stagione direi per me. Raccontaci proprio questa diciamo doppia presenza, cioè sia con il gruppo tuo, col mister Ranese, e naturalmente anche l'affacciarsi verso la Serie D. Vabbè, il mio gruppo 99 sicuramente con alcuni dell'altro anno è sempre un gran gruppo, cioè, e invece con la prima squadra, cioè, persone adulte comunque accolgono tutti i giovani in maniera importante. Sentire importante, sì. Quindi tutte brave persone comunque. E in rappresentativa, diciamo appunto, una presenza fissa, come è stato l'impatto e poi nel proseguo insomma di queste convocazioni? In rappresentativa, cioè, comunque sono ragazzi tutti di alto livello e tutti bravi ragazzi che aiutano a dare il meglio di te. Anche lì è un buon gruppo e spero di far parte fino alla fine della squadra. 5 punti dal Savio e naturalmente la voglia di crederci fino alla fine, a partire dal match con lo Sporting Città di Fiumicino. Sì, a partire dall'importanza del match di domenica, essendo un derby, posso dire che finché la matematica non ci condanna, noi dobbiamo crederci, perché comunque si potrebbe ancora fare. Si potrebbe ancora fare. E ritorno da Mirko per parlare anche con lui di, abbiamo visto l'allenamento pomeridiano con la prima squadra, com'è l'emozione anche di allenarsi con campioni come il capitano, come Piro, come tutti gli altri? Sì, diciamo che ci sono ragazzi di esperienza che ti aiutano sin dal Torello, subito ci hanno fatto sentire importanti, poi l'intensità è un'altra, proprio si sente. Sono soddisfatto e spero di continuare così. Chiudo con te per parlare di nuovo di questo gol col Savio e quindi ti chiedo una dedica importante per questo gol. La dedica alla mia fidanzata, che saluto, e poi alla mia famiglia. Torno per chiudere con Morra. Simone, allora adesso ci prepariamo appunto per questa gara col Fiumicino. Poi ci sarà l'ultima sfida contro la Romulea, proprio una delle avversarie nella strada ai playoff. Però c'è appunto questo desiderio di spingere, conquistare queste due vittorie e poi si vedrà. Sì, comunque vada, noi abbiamo dimostrato che possiamo tenere il passo delle altre, poi con qualche errore durante la stagione, ma abbiamo dimostrato che siamo a livello loro. Se non superiori. E quindi naturalmente l'Ossia Mare lotterà fino alla fine per questo traguardo. Naturalmente ragazzi, in bocca al lupo,
Complimenti per come sta andando a livello personale e naturalmente per arrivare a questo traguardo, e forza Ostia Mare naturalmente. Forza Ostia Mare sempre. Ciao ragazzi.